Tac Winum de Dolci, ricette golose italiane nella storia, e proponiamo una ricetta che si trova all'interno del libro, le crêpe. Le crêpe, Suzette. In realtà sono le crêpe, diciamo che nel libro abbiamo... Le crêpe Suzette sono quelle più conosciute, le crêpe, però insomma, la crêpe Suzette fa più figo. No? Allora, in questo caso qui cosa abbiamo fatto? Io ho fatto la ricetta base, che è una pastella semplice, che non sono stato a rifare qui direttamente, sì. Fatta con 125 grammi, in questo caso qui, di farina, 500 di latte, 2 uova e un pizzico di sale io ci ho messo. Quindi praticamente questo è poi gli ingredienti sono nel libro, sì. Sono proprio nel libro, ci sono proprio tutte le grammature, perché per i dolci dovevamo avere insomma una certa... Una linea guida, diciamo. Linea guida, perché non si può sbagliare con i dolci. Quindi se andiamo a mettere le dose degli ingredienti precisi non ci verranno i grumi, altrimenti se non ci vogliamo rompere tanto le scatole, siccome è un dolce che dobbiamo fare e divertirci a farlo, mischiamo tutto insieme, lo frulliamo con un mini pimer tranquillamente. A immersione. Esatto. E viene bello liscio. Il risultato è questo, una pastella fluida. Cioè, diciamo che tu hai dato un consiglio che potrebbe essere valido per tantissime altre cose, no? Ma lo sai perché... fumando la padella. Sì, sì, ora ci si butta la padella. No, possiamo andarci direttamente. Vai. Lo sai la cosa bella, Susanna, di questo? Che è una pastella veloce da fare. E tante volte anche per quando siamo in casa e non sappiamo cosa inventarci. Questo è un dolce semplice e veloce da poter fare. Lo vedi, con una padella qualunque. Lo vedi? Le crepe con la Nutella d'inverno, ma ne vogliamo parlare. O con la cioccolata, che possiamo fare tranquillamente noi. La cosa bella è che la possono fare anche i bambini. Io a volte anche per gioco ho messo una piastra di induzione, quindi non c'era fonte di calore diretta, e una padella antiaderente, e chiunque la può fare, perché è una cosa molto semplice. Una volta pronta la pastella è una lavorazione che... Semplice, si vedi, stacca. La padella è importante, antiaderente. Io ci ho messo un pochissimo burro, lo vado a girare, guarda com'è sottile. Guardate com'è venuta bene? Guardate, ma che bella. Quindi semplicissima da fare, seguite le dosi nel libro della pastella, poi la potete fare come volete. Esatto. Adesso noi ve la suggeriamo giustamente in un modo che abbiamo pensato fosse più consono. Sì, no? Diciamo che siccome lì c'è la base... Stagionale anche, vai. Allora, in realtà la seconda, quando si va a girare, non importa nemmeno che sia molto più cotta, perché se ci rimane un pochino più morbida dentro... All'interno è più morbida. È ancora meglio. Infatti, per renderla un pochino più morbida, e questo nel libro l'abbiamo messo, basta metterci un pochino di burro. È se vero. Noi ci mettiamo al suo interno un pochino di burro, ci serve sia per non farla attaccare, ma anche per mantenerla morbida. Infatti c'è anche il burro, c'è anche il pizzichetto di sale, perché lo sapete, nei dolci il pizzichetto di sale ci va sempre. Sì, perché no? Aumenta la sapidità. La sapidità. Allora, in questo caso qui io vado a metterci un po' di frutti di bosco. Come l'ho fatti questi, Susanna? Ho preso dei frutti di bosco, ci ho messo un pochino di zucchero. Surgelati anche, eh? Anche surgelati. Diciamolo, perché sì, i frutti diciamolo di bosco, cioè, ora non è che ci sono. Sì, sì, anzi, in questo caso qui per questa ricetta ti è quasi anche meglio, perché tira fuori il sughetto, un po' di zucchero, un po' di vino rosso. Sì. Andiamo a fare questa farcitura, guardiamo, la andiamo a piegare. Vai. La decidiamo di piegare anche così e poi la portiamo nel piatto. Quindi questa è una semplice crêpe e la andiamo a decorare con l'arancio. Se io facevo la stessa lavoro anche con un arancio, pelavo tutto l'arancio a vivo e lo facevo con l'arancio, avevamo una specie di crêpe Suzette, non quella classica, però insomma con gli aromi e i sapori. Senti, se non la volesse far salata? Allora, la base è uguale, perché ecco, se ci fai caso non c'è il zucchero, quindi si può usare appunto anche per fare salato. Ecco. E in quel caso lì la tua mamma o la tua nonna cosa ci mettevano? La classica testella? La farcitura dei ravioli. Esatto, ricotta e spinaci con un po' di besciamella e pomodoro a gratinare. Guardate che bello, fatto anche due a testa, potrebbe essere. Questo è un dolce, si inizia con le crepe salate e si finisce con le crepe dolci. Guarda che ti dirò che, un'idea. Come ti dicevo, siccome è una cosa bella da fare, anche quando al ristorante gli do la possibilità alla gente di farsele da sole, tu vedessi come sono contente. Perché bellissima, guarda. Da libro così, papà, due secondi. E allora questa è la crêpe, noi chiamiamo crêpe anche Suzette, quella più conosciuta che parte da Parigi, tacquino de dolci, ricette golose italiane nella storia.